celebriamo quest'oggi la quarta domenica di Pasqua, l'Eucaristia della quarta domenica di Pasqua, che anche nel nostro mito ambrosiano, come del resto del romano, è la domenica di Gesù, uomo pastore. Fratelli e sorelle, affidiamo al Signore Gesù, nostro buon pastore, il nostro sincero pentimento, perché nella sua infinita misericordia ci doni di partecipare a questa celebrazione con coscienza e con cuore pieno e operoso. Tu figlio di Dio, che sei immagine del volto del Padre.
Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere il tuo Dio, concedi al tuo popolo di amare ciò che ama e di desiderare ciò che promette, perché tra l'aria e il cielo del Dio siano fissi i nostri Dio, dove abbiamo già. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che viveremo con te in unità della nostra vita, per il secolo di Cristo. Legge nel nome del Signore. Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro lingue. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate tra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenias e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Benedici il Padre, le
dice nel nome del Signore. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dice la Scrittura, chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quanto sono belli e pieni di coloro che recano il lieto annuncio di bene. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Celebriamo, come già dicevo quest'oggi, la Domenica del Buon Pastore. E è anche la giornata mondiale di preghiera per l'evocazione. Vorrei, cari fratelli, uniti in preghiera con me in questo momento, fare tre passi attingendo da questa parola di Dio. Uno sguardo a Gesù, una preghiera per il Pastore, una preghiera per l'evocazione. Tre passi. Anzitutto guardiamo Gesù. Gesù dice, io sono il buon pastore. E voi, ma poi me lo calos, letteralmente è, io sono il pastore bello. La bellezza e la bontà di Gesù è tutto. Gesù è pastore, l'immagine del pastore della Bibbia indica la responsabilità, l'autorità. Nell'Antico Testamento sono chiamati pastori sia i re, sia i sacerdoti che hanno un'autorità nel convocare, nel dare il popolo,
Gesù però dice di sé che io sono il buon pastore, e in questo io sono risuona tutta la potenza della voce divina. Quando a Mosè si rivelò Dio, Dio disse: io sono colui che sono. E in Giovanni spesso rivelava Gesù la frase io sono, che rimarca l'identità divina di Gesù. Gesù dice: io sono il pastore buono, il pastore bello. Egli è pastore perché è colui che convoca la Chiesa. La Chiesa è il gregge di Gesù. La Chiesa è convocazione. Anche la parola ecclesia è dal greco, vuol dire proprio convocazione. È un caleo, chiamati insieme, chiamati dentro, chiamati nell'apparaccio di Gesù. Infatti Gesù dice che diventeranno un solo gregge e un solo pastore. È una comunione profonda quella che si instaura tra il pastore e le pecore. Ed infatti la Chiesa è convocata dall'amore. Conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me. Questa conoscenza non è solo una conoscenza intellettuale, ma è una conoscenza spirituale, è una conoscenza mistica, è una conoscenza che crea comunione, è quella conoscenza dell'amore. Gesù ci ama e infatti, subito dopo dice, che dà per noi la vita. Il buon pastore dà la vita per le pecore, non è mercenario. Ed infatti Gesù ha dato la sua vita per noi sulla croce. E infatti gli dice, io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Gesù dà la vita morendo per noi sulla croce, ma la riprende di nuovo nella sua gloriosa risurrezione. Ma ancora una cosa importante, guardando Gesù buon pastore, le mie pecore ascoltano la mia voce. Noi dobbiamo, per essere pecore di Gesù, ascoltare la sua voce e distinguere la voce di Gesù dalle altre voci. Potremmo chiederci, ma come ci parla Gesù? Ebbene, almeno in tre modi. Gesù ci parla innanzitutto con la sua parola. Tutte le volte che ascoltiamo la parola di Gesù, egli ci parla. Mi viene a mente, per esempio, tra i tanti, Sant'Antonio, Antonio Abate, Antonio il Grande, andò in chiesa un giorno, andava sempre a messa, una domenica, entrando in chiesa sentì leggere il Vangelo che diceva: va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro cieco, poi vieni e senti. Sentì per sé quella parola, lo fece, e da un giovane ricco diventò un povero innamorato di Cristo, diventò anche un monaco, il fondatore del monachesimo. E ancora oggi parliamo di lui e la sua discendenza spirituale giunge a noi oggi perché ha ascoltato Gesù che gli ha parlato della parola. Ma Gesù ci parla anche alcune volte con doni straordinari. Teresa d'Avila racconta della sua vita quella volta in cui ha sentito Gesù che gli parla e dice che è una parola, una voce che distingue tra me. Io non ho ancora avuto questa fortuna. Vieni in San Francesco che sente il crocifisso che ti parla. Va, riparla la mia chiesa, come vedi, la mia casa, come vedi nel rovino. E lui lo fa. Certo, non capita molto, però Gesù può parlare anche così, se vuole. E più spesso il Signore ci parla nei fatti della vita. Ancora San Francesco incontra il leproso e lo abbraccia. Ed in quel momento lui dice: ciò che era dolce diventa per me amaro, e ciò che per me era amaro diventa dolce. O ancora ad ogni occhio, il grande sacerdote ambrosiano, Gesù ha parlato con gli occhi dei suoi più moventi, con gli occhi di quei poveri bambini che aveva trovato mutilati. Leggo un passo, la testimonianza, toccato. Nel 45 andò dalla signora Lelia Brenzani all'ospedale. Due figli erano rimasti mutilati per lo scoppio di Brodino. E Don Gnocchi va a trovare lì all'ospedale Camerlata.
E uscendo, dopo aver visitato tutti i bambini feriti, dice ai genitori: i vostri figli saranno certamente curati dai genitori come voi, ma i ragazzi dei miei soldati, quanti di queste bombe troveranno? E attraverso il capo della vita capisce che Dio ti parla e gli chiede di iniziare un'opera di carità nuova. Scriveva infatti: solo dopo la guerra di potermi dedicare a un'opera di carità, quale che sia, o meglio, quale che Dio me la vorrà inviare. Desidero e prego al Signore una cosa sola: servire per tutta la vita i suoi fuochi. Ecco la mia famiglia. Ed ecco allora, cari fratelli, Gesù è buon pastore e Gesù ci parla anche oggi. Vi chiedo di pregare per me, per il Papa, per il nostro Vescovo, per tutti i pastori della Chiesa. Sono andato, e vi invito a fare anche voi lo stesso, a rileggere il capitolo 25 e 26 dei Promessi Sposi. Due capitoli bellissimi in cui c'è un dialogo molto serrato tra il Cardinale Federico ed un apostolo. È una costruzione letteraria, ovviamente. Mette ben risalto vuol dire essere buon pastore oppure essere mercenario. Vi leggo solo qualche frase. Dopo che Don Abbondio mi ha parlato della parrocchia, eccetera, Lucia è tornata a casa, liberata, eliminata, che si era convertito, Don Abbondio era contento perché sembrava che l'avesse scampato. Ma quando escono tutti, rimane solo quel cardinale, il cardinale, signor curato, con un tocco, ahimè, e lì comincia, hanno votato il sacco. E gli chiede se lui avesse rifiutato di lui il matrimonio, Lorenzo, famiglia e Lucia. E lui stima, si scusa, a un certo punto dice: forse, ci darà buon Dio, non mi sono spiegato abbastanza, sotto pena della vita, mi hanno intimato di non fare quel matrimonio. E di parte destra, una ragione bastante per lasciare dare il pieno un dovere preciso, però appunto, ma io ho sempre cercato di farlo di dovere, un grave incontro quando si tratta della vita. E quando mi siete presentata alla Chiesa, disse con accento un po' curato per addossare il codesto ministero, va essere fatto sicuramente la vita. Ho detto che il dovere a me del ministero fosse libero da ogni ostacolo, immuni da ogni pericolo. Ho detto forse che dove cominciasse il pericolo, ivi cesserebbe il dovere, o non va espressamente detto il contrario, non va avvertito che vi mandava un agnello tra voi. Non sapevate voi che c'erano dei violenti a cui potrebbe dispiacere ciò che a voi sarebbe comandato? Quello da cui abbiamo la dottrina esempio, ad imitazione di cui ci lasciamo dominare e ci dominiamo da soli, venendo in terra a esercitare l'ufficio, mise forse per condizione d'aver salvato la vita, e per salvarla, per conservarla qualche giorno in più sulla terra, a spese della carità del dovere, c'era bisogno dell'unzione santa, dell'imposizione delle mani, della grazia del sacerdozio. E continua questa pagina sublime dicendo che quando un abbondo va, un signore avrà torto, ma il coraggio uno se lo può dare. C'è chi lo darà infallibilmente quando lo chiediamo. Credete voi che tutti quei milioni di martiri avessero naturalmente il coraggio, che facessero naturalmente nessun colpo della vita? Tanti giovinetti che cominciavano a gustare, tanti vecchi a pezzi rammaricarsi, vicino a finire, tante donzelle, tante spose, tante madri, tutti hanno avuto coraggio, perché il coraggio era necessario ed essi confidavano. Preghiamo per i pastori della Chiesa, perché possano tutti essere buoni pastori e avere il coraggio necessario per sostenere il popolo di Dio in questo momento difficile
in cui occorre più fede che d'ordinario. Ma, ed è il terzo e ultimo passaggio, preghiamo per le vocazioni. Oggi è la giornata mondiale di preghiera e di adorazione, non solo a tutte le vocazioni sacerdotali, ma per tutte le vocazioni. E vedete, nella prima lettura si raccontava di come nella Chiesa, a causa di un problema, la distribuzione del cibo alle lettere e il fatto che tra lingua greca e lingua ebraica non si capiva, nasce il problema, ecco che è il problema dell'ultima grazia, e Dio ispira e fa nascere l'ordine del diavolato, che ancora oggi esiste nella Chiesa, ovviamente la voluto Dio. Ebbene, nei problemi il Signore non manca di assistere con lo Spirito Santo, nella difficoltà ci ispira a nuove forme di carità, a nuove forme intelligenti. Chiediamo al Signore che davvero ci illumini con lo Spirito Santo, perché in questo momento difficile possiamo trovare le vie che Dio ci indica per annunciare il Vangelo. Perché la Chiesa esiste solo per questo, per annunciare il Vangelo, e perché ogni uomo creda nel Salvatore, perché solo in Gesù c'è salvezza. In nessun altro modo possiamo essere salvati. Egli è il buon pastore e in lui confidiamo. Lui ci ama e noi, pur poveri di noi, lo amiamo. Siamo dati a Gesù Cristo. Senza fine del paradiso, preghiamo. O Dio, che apri sempre le braccia della tua bontà paterna a chi si affida a te, guida misericordioso i nostri passi,
perché camminando sulla strada del dolore ci sia dato di non smarrirci lontano dalla fonte della vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Dopo la cena, lo stesso modo, prese il calice, e alzando gli occhi al cielo, a Dio Padre suo potente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete questo calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, farete in memoria di me, predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Luce hai redento la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, oh Salvatore del mondo. Il mistero che riceviamo, Padre, è obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché il rito che noi incontriamo con fede abbia il dono della presenza del Figlio tuo nell'arcana sublimità del tuo sacramento. E a noi che in verità partecipiamo al sacrificio perennemente offerto nel santuario celeste, concedi di attingere la viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degna tuo Dio di accogliere questo sacrificio pasquale. Unite la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, Sant'Ambrogio,
Sant'Agata, Sant'Euosia, tutti santi, insieme col Papa nostro Francesco e col Vescovo nostro Mario. Noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa dalla terra e radunata nello Spirito Santo, dall'amore del suo Redentore. Offriamo inoltre che il sacerdote avvenga il sacrato per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serva scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione di Cristo, Signore nostro. Con lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore, la gloria, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto la parola e
io sarò salvato. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Padre, nutra e fortifichi il nostro spirito e ci sia di protezione e d'aiuto nelle necessità dell'esistenza terrena. Per Cristo nostro Signore. Cari fratelli e sorelle, abbiamo iniziato il mese di maggio
Abbiamo pregato insieme stasera a Rosario, abbiamo l'Italia intera alla Madonna, ma vi invito davvero a pregare il Rosario insieme, in famiglia, tutti i giorni. C'è anche un'icona della Chiesa di Lardo, dove cade un segno di preghiera, ma davvero la preghiera non manca. C'è anche un video che ho messo sul sito per spiegare che qualcuno si ricorda di spaghiare il Rosario. Sono un piccolo segno, ma la cosa importante è preghiamo il Rosario, affidiamoci alla Madonna in questo mese di maggio e a lei offriamo il nostro affetto perché lei è la nostra regina. Veramente sotto il suo manto possiamo stare al sicuro. Lei è la madre. Quindi preghiamo in famiglia, preghiamo spiritualmente uniti con comunità e il Signore ci darà la forza per affrontare tutte le sfide. Per vincere le battaglie che ci attendono, perché il Signore è il buon pastore e non ci abbandona. Vi do la benedizione. Il Signore che sia con voi. Io sono il tuo spirito. Vedi adesso. Vedi adesso. Benedica il potente Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Amen.